Partite al Palataurus le vaccinazioni di massa al via dai settantenni, non mancano però nuovi disagi, cambiano sede i richiami degli over 80, i sindaci non siano chiusi i centri di prossimità. Ha chiamato la polizia dicendo di aver subito un furto, in realtà aveva solo bisogno di compagnia e consolazione, protagonista una novantenne lecchese che ha chiesto aiuto agli agenti. Da oggi la Lombardia è di nuovo in zona arancione, la pioggia non ha fermato la voglia dei lecchesi di tornare a guardare le vetrine, i negozianti sono fiduciosi. Troppi ciclisti indisciplinati a Pescate sulla pista lungo l'Adda. Dopo l'investimento di una donna, il sindaco De Capitani valuta di chiudere l'accesso alle bici o un ticket per i non residenti. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. Sono iniziate al Palataurus le vaccinazioni di massa. Il via dalla fascia 75-79 anni, ancora poche però le linee vaccinali e non mancano i disagi. Le seconde dosi degli ultraottantenni sono state dirottate all'ospedale Manzoni, mentre ci sono difficoltà per le prenotazioni dei disabili. Vediamo. Dopo gli over 80 è il turno dei settantenni. È iniziata oggi al Palataurus la campagna vaccinale di massa contro il Covid-19, che coinvolgerà gradualmente tutte le fasce d'età. Al momento sono solo 3 le linee attive rispetto alle 10 previste. Registrati rallentamenti in mattinata, gli operatori hanno dovuto prendere confidenza con il nuovo sistema di prenotazione gestito da Poste Italiane, che ha sostituito l'inefficiente infrastruttura informatica di Aria. Intanto la Regione sta comunicando via SMS agli ultraottantenni che si sono vaccinati nelle ultime settimane al Palataurus che il richiamo non avverrà più nella struttura di Viale Brodolini, ma all'ospedale di Lecco, piano meno 1. Ennesimo cambio di rotta di questa finora travagliata campagna vaccinale, destinato a creare confusione tra gli anziani. Un problema causato dalle diverse piattaforme informatiche utilizzate, ma restano confermati i richiami nei centri vaccinali di prossimità sul territorio, come pure quelli negli hub vaccinali di massa, oltre al Palataurus di Lecco, partiranno nelle prossime settimane anche Barzio e Cernusco per le fasce d'età 70-74 e 75-79. I vaccini utilizzati sono prevalentemente Pfizer per gli ultraottantenni, AstraZeneca per i settantenni, salvo diverse indicazioni medica. In caso di controindicazioni è disponibile un vaccino alternativo. Non mancano i disagi anche per i fragili o i disabili gravi e i loro accompagnatori, come denuncia l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Da venerdì è possibile prenotarsi, ma le persone con più di 70 anni, beneficiari della 104, accederebbero alla procedura di prenotazione in quanto ultra settantenni e non come disabili, e ciò preclude loro la possibilità di indicare i caregiver. Chi ha la 104 da prima del 2020 spesso non risulterebbe in elenco, spiega l'Unione Italiana Ciechi. Infine il sistema permetterebbe l'inserimento di 2 caregiver e non 3, come invece previsto. In attesa che l'assessorato regionale al welfare risolva le criticità, la stessa associazione raccoglierà i dati delle persone con disabilità visiva che non riescono ad effettuare correttamente la loro prenotazione, per poi inoltrarli direttamente alla direzione dell'assessorato alla disabilità, che li inserirà correttamente nel sistema. Non chiudete i centri vaccinali di prossimità, a chiederlo sono i sindaci del territorio in una lettera indirizzata alla Regione dopo che ATS e SST hanno comunicato di voler accentrare le vaccinazioni di massa in soli 3 hub al termine dei richiami per gli over 80. I nostri centri sono efficienti e apprezzati dalla popolazione, spiegano i primi cittadini. Non chiudete i nostri centri vaccinali, a chiederlo con una lettera indirizzata tra gli altri all'assessore regionale Letizia Moratti e al commissario Guido Bertolaso, i sindaci del territorio lecchese, insieme al presidente della provincia, ai presidenti degli ambiti e del distretto, senza distinzioni politiche. In queste settimane i comuni hanno collaborato al completamento della campagna vaccinale anti-Covid in favore dei cittadini ultraottantenni, allestendo 8 centri vaccinali di prossimità distribuiti sul territorio, a Barzio, Mandello, Ogiono, Valmadrera, Calolzio Corte, Olgiate, Merate e Casatenovo. Ora però ATS e ASST hanno comunicato la volontà di proseguire le vaccinazioni di massa solo a Barzio, Lecco e Cernusco. Un errore, secondo i sindaci, che rivendicano l'efficienza e l'apprezzamento dei cittadini dei centri di prossimità.
I centri di prossimità sovracomunale possono dare un contributo fattivo ad integrazione degli hub di massa nelle settimane e nei mesi a venire, in cui si dovranno affrontare centinaia di migliaia di vaccinazioni nella nostra provincia, scrivono i primi cittadini a Regione, ATS e ASST. Vi invitiamo a non rinunciare a questa disponibilità dei comuni, che peraltro non comporta alcun aggravio di spesa per la Regione, visto che le sedi dei centri vaccinali e il supporto gestionale sono messi a disposizione in assoluta gratuità e con spirito di collaborazione. La nostra proposta, spiegano i sindaci, va esclusivamente nella direzione di voler contribuire a quella che è l'assoluta priorità del Paese e della nostra Regione. Solo una stretta e fattiva collaborazione tra i diversi livelli istituzionali ci può garantire quella forza che è necessaria per uscire tutti insieme al più presto da questo periodo difficile. Chiesto un incontro per discutere della questione proprio in uno dei centri vaccinali operativi sul territorio. Ha chiamato la polizia dicendo di aver subito un furto, in realtà aveva solo bisogno di compagnia e consolazione. Protagonista una novantenne lecchese che negli scorsi giorni ha chiesto aiuto ai poliziotti. Bugie mai, verità non sempre. Ha chiamato gli agenti della questura di Lecco per denunciare di aver subito diversi furti. In realtà aveva solo voglia di parlare con qualcuno e raccontare la propria amarezza. Una donna di 94 anni, residente a Lecco, si è resa protagonista di una storia che meglio di tante altre racconta la condizione attuale di tanti anziani, anche nella nostra città. È successo qualche giorno fa, due agenti della squadra volante sono stati inviati in un'abitazione della città perché la proprietaria, classe 1927, aveva chiamato per denunciare di aver subito alcuni furti e l'anziana ha iniziato raccontando ai poliziotti alcuni episodi subiti in passato. È bastato però scambiare quattro parole perché gli agenti scoprissero il reale motivo della chiamata. La donna non intendeva affatto denunciare di aver subito un furto, quanto piuttosto avere un po' di compagnia e trovare qualcuno con cui potersi sfogare esternando tutta la propria tristezza e solitudine. La novantenne, che vive sola perché non ha parenti prossimi che possano starle vicino, ha raccontato ai poliziotti con un profondo dispiacere che a breve si sarebbe dovuta trasferire presso una casa di riposo per anziani, non riuscendo più a badare a se stessa. Parole commoventi che non potevano essere dimenticate. Gli agenti della questura si sono trattenuti con lei qualche minuto cercando di fornirle un po' di serenità e conforto. La mattina seguente gli stessi poliziotti sono tornati dalla donna per sincerarsi delle sue condizioni, portandole in dono alcuni pasticcini. La gioia per questa visita inaspettata ha regalato un sorriso all'anziana, che ha manifestato ai poliziotti tutta la sua gratitudine e riconoscenza per l'attenzione dimostrata. Anche questo, sottolineano dalla questura cittadina, è esserci sempre. E da oggi la Lombardia è di nuovo in zona arancione. La pioggia non ha fermato, la voglia dei lecchesi di tornare a guardare le vetrine, i negozianti sono fiduciosi. Vediamo. Oggi primo giorno di zona arancione in Lombardia, noi siamo in centro a Lecco e vediamo se i lecchesi sfidano il brutto tempo. Si esce, si prova anche per quel minimo a provare a trovare il lato positivo anche dove non c'è, diciamo, ecco. Sì, dai, almeno il caffè a metà mattina, nonostante il brutto, non ce lo toglie nessuno. Fare un giro nei negozi, insomma, ci sembra di rivivere. Che dovevamo fare? Il tempo purtroppo non possiamo comandare, però c'è di buono che, visto che abbiamo riaperto, facciamo finta che ci sia il sole ugualmente. L'umore è comunque positivo, abbastanza, diciamo speranzoso. Bellissimo, non vedevamo l'ora di riaprire. Fantastico, non fa niente se piove, può anche diluviare. Non fa niente, siamo contentissimi, anche perché abbiamo bisogno di lavorare, sicuramente, quindi va benissimo così. Che cosa è cambiato? Tantissime cose, per quanto riguarda anche soltanto l'uscire e il poter andare a fare la passeggiata per i negozi, quei pochi che sono aperti è comunque una libertà davvero fantastica. Mi sembra che c'è un pochino di più di libertà, però dobbiamo stare comunque in guardia, perché non è che è passato tutto, dobbiamo proprio aspettare. Ma finalmente forse possiamo avere l'occasione di ricominciare a prendere un po' la vita in mano, insomma, anche con la riapertura dei negozi. Chi magari non ha lavorato in questo periodo può riniziare a guardarsi in giro e
e sperare che le cose vadano meglio. Si spera cosa sbagliata, cosa fortunata. Troppi ciclisti indisciplinati a Pescate sulla pista lungo l'Adda, uno pochi giorni fa travolto e ferito una donna ed è fuggito, così il sindaco Dante De Capitani sta valutando di chiudere l'accesso ai ciclisti oppure di istituire un ticket per i non residenti. Troppi indisciplinati in bici e il sindaco di Pescate Dante De Capitani sta meditando di vietare l'accesso alla ciclabile lungo l'Adda. Non si tratta solo di maleducati o di distratti. Qualche giorno fa un ciclista ha travolto e scaraventato a terra una donna ed è scappato. Ha riportato ferite ai legamenti e alla caviglia con una prognosi di 15 giorni, attacca De Capitani. I carabinieri stanno indagando, ma gli unici elementi che abbiamo a disposizione sono le immagini delle telecamere. Le biciclette non hanno la targa e non possono essere identificate. Dunque, chi scambia la ciclo pedonale per una pista da corsa non può essere sanzionato se non per la mancanza del campanello. Comportamenti che si sono intensificati dopo il lockdown. De Capitani sta dunque valutando provvedimenti draconiani. Presto installerò altre 4 telecamere anche per prevenire atti vandalici, prosegue il sindaco. Ho chiesto poi al comandante di polizia locale di procedere con controlli in borghese. Se le cose non cambieranno nemmeno così e i ciclisti non dimostreranno maggior senso civico rispetto delle regole, non ci sono molte altre soluzioni. O chiudo l'accesso alle bici e alla ciclabile o mi tocca installare dissuasori. Un costo, quest'ultimo, che però De Capitani non vuole assolutamente far ricadere sui propri concittadini. Ogni anno, spiega, la manutenzione della ciclabile costa oltre 50.000 euro. A questa cifra si somma anche il mancato rimborso di una quota della comunità montana, altre 7.500 euro. A questo punto, conclude il sindaco di Pescate, dovremmo istituire un ticket d'ingresso per i non residenti. Così ci saranno sicuramente meno persone turisti, ma anche meno maleducati, meno teppisti e meno ciclisti irrispettosi. Il 12 aprile 1961 l'astronauta sovietico Yuri Gagarin compì per la prima volta l'impresa di orbitare intorno alla Terra a bordo della Vostok 1, un momento storico che segnò l'inizio delle esplorazioni spaziali. Era il 12 aprile 1961, ben 60 anni fa, quando Yuri Gagarin, astronauta sovietico, compì per la prima volta l'impresa di orbitare intorno alla Terra a bordo della Vostok 1, un momento storico che segnò l'inizio delle esplorazioni spaziali. È durato il tempo di un'orbita, quindi all'incirca 90 minuti il viaggio che è servito per arrivare in orbita, compiere un intero viaggio attorno alla Terra e rientrare per atterrare. Per quell'epoca era assolutamente qualcosa di mai tentato prima, intanto andare nello spazio, poi soprattutto di rimanere in orbita. Non c'era assolutamente garanzia che Gagarin sarebbe riuscito a rientrare a terra sano e salvo. Potremmo dire che per l'umanità intera cambiò un po' il confine dal punto di vista esplorativo di quello che si conosceva fino a quel momento. È stato il primo astronauta, ma è stato anche il primo essere umano a volare nello spazio, quindi diciamo che è stato un traguardo sovietico, quindi raggiunto dalla loro Unione Sovietica, ma simbolicamente è stato un traguardo per l'umanità intera. Da allora i viaggi spaziali sono stati più di 570 e sono diventati notevolmente più lunghi, come quello di Samantha Cristoforetti, che è rimasta nello spazio per ben 199 giorni. Guardando inoltre ad un futuro non troppo lontano, si parla di turismo spaziale alla portata di tutti e nel giro di qualche anno sarà pronto il primo hotel spaziale. Lo spazio, potremmo dire che anche dal punto di vista turistico, è la prossima frontiera. Nel momento in cui saremo, ma potremmo dire lo siamo già quasi, in grado di realizzare viaggi spaziali a basso costo, probabilmente andarsi a fare una vacanza in un hotel spaziale sarà qualcosa di fattibile. A lei piacerebbe laddove diventasse accessibile? Ma allora, mi fanno spesso questa domanda quando chiacchieriamo di queste cose, dico mi piacerebbe tantissimo da super appassionato, ma mi viene da vomitare sulla giostra dei cavallini, quindi direi che probabilmente non sono la persona più indicata a fare un volo nello spazio, però certo mi piacerebbe, come credo a chiunque. Ed ora siamo al calcio. Non si è giocata a causa Covid la sfida di campionato tra Provercelli e Lecco prevista per domenica,
Per via di un focolaio nel gruppo squadra dei piemontesi, la partita è stata rinviata mercoledì 21 aprile alle 15. Cambio d'orario anche per Lecco Olbia di domenica 18 aprile. Il match si disputerà non più alle 17.30 ma alle 15. Appuntamento confermato invece domani sera alle 19.50 e alle 21.20 con Cuore Blu Celeste, la trasmissione di Unica dedicata a Lecco. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social, sul sito teleunica.com, sulla nostra web TV. Vi auguro una buona serata.